Amici di fan appassionati di calcio A11, ben ritrovati dal Fonte Park in Roma. Questa è la prima categoria laziale, girone F, 27esima giornata. Si affrontano il Fonte Meravigliosa e la Virtus Divino Amore. Supera un paio di avversari, ancora Saraz sull'out di destra. Il tentativo con il destro, la prima parata ancora. La palla che resta in area di rigore, poi il vantaggio del Fonte Meravigliosa, 1-0 con Gross che sfrutta al meglio una buona azione di Selveta, il vantaggio dei padroni di casa, 1-0. Paolacci, un po' di sufficienza qui. Roano saltato di Vincenzo, chiama il fuorigioco che non c'è. In area di rigore la grandissima risposta di Talocci, la prima. Palla lunga, Gross mette giù. Se ne va lato corto dell'area di rigore, all'indietro il destro, la palla che scheggia la traversa, occasione per il Fonte Meravigliosa. Paolacci lungo sulla destra, lato corto dell'area, adesso mette in mezzo, la palla che scorre, poi il raddoppio del Fonte Meravigliosa sul secondo palo. Grande azione, raddoppia la squadra giallo-blu con il gol di Peterlini, 2-0. Peterlini, l'autore del gol del 2-0, c'è un fallo ai danni di Saraz, vediamo se arriverà anche il provvedimento disciplinare. Quagliariello sul pallone, la battuta in mezzo sul secondo palo, la palla che resta lì, Roano la mette in rete lui, 3-0 per il Fonte Meravigliosa che dilaga in questo avvio di gara al 27esimo minuto. Il punteggio è Fonte Meravigliosa 3, Virtus Divino Amore 0, espulsi entrambi, viene espulso il numero 11 del Fonte Meravigliosa, ma anche l'avversario. La conclusione intanto sul secondo palo, la prima di questa ripresa per la Virtus. La verticalizzazione, non c'è fuori gioco, 3 contro 2, Gross, la conclusione, la palla che termina al lato di pochissimo. Starsi della palla, ci pensa Quagliariello, Gross dal limite, scarica al sinistro. Palla al lato di un metro, buona chance per il Fonte Meravigliosa. Verde. Buona chance per la Virtus, non c'è fuori gioco, uno contro uno. Il destro, la grande parata di Talocci. Non riesce ad evitare il corner. 4 minuti al termine, la conclusione sul primo palo. Ancora Talocci, a dire di no. La punizione. La battuta, la palla che finisce al lato di pochissimo. Quagliariello ci ha provato. Finisce qui il match. Il Fonte Meravigliosa vince per 3-0 ai danni della Virtus Divino Amore e conquista 3 punti preziosissimi in chiave playoff.